Salve ragazzi, ci troviamo qua a Harajuku Station per visitare praticamente un tempio. Un tempio, un santuario. Cos'è? Sì. E dobbiamo visitare un santuario che si trova per Meishi-shingu, che si trova qui dietro. Siamo venuti già ieri qua, solo che pioveva, diluviava, eccetera eccetera, dunque abbiamo dovuto scappare, optato per Nakano, abbiamo... infatti Nakano shopping. Comunque shopping, due robe. Guarda che bella anche è Harajuku, tipo questo non è un ponte, è strano, cos'è? Sì, è un ponte, ma si vede di più che è il Giappone, cioè nel senso che vedi anche qua, aspetta, vedi qua i treni delle metro. Sì, è un ponte. Sì. Questo è più tipico del Giappone. Sì. E qua si entra in un parco magnifico che già ieri sotto la pioggia era fantastico e adesso sarà meglio. Vedi gente che ci fa le fotografie. Aspetta che non disturbiamo. Aspettiamo un secondo. Possiamo andare. Vedete qua che belli sono sti alberi, in Italia non ci sono sta robe qua, sono stranissimi, sono parte del mondo, ma guardate che strani che sono fatti, cioè tipo bonsai, un bonsai un po' giganti, no? Ecco, guardate ragazzi che figata. Aspetta, Diva, guardate, questa è una delle tante porte che porta al... Anche questo, sì. Adesso troviamo Naruto che fa la tecnica della moltiplicazione del corpo. La maglia, mi è venuto freddo bestia. Vabbè, fa freddo qua. Io starei a vivere qua. Sì, starei facendo un video, comunque. Vabbè, oh, non è che uno può smettere di parlare perché fai il video. Beh, insomma, ma anche... Insomma, no. E questa è una camminata, ragazzi, sotto a un tunnel. Perché alla fine è un tunnel di alberi. A Shinjuku ci sono 23 gradi e siamo il 24 settembre, qua ce ne saranno 20 o anche 19 perché fa un fresco, sì, da paura. Guardate che roba, forse è una lanterna, non ho capito bene cosa sia, comunque è gran bella. Da là si va da qualche altra parte, guarda le panchine, ci sono anche, bellissimo. Guardate, un tunnel di alberi e in fondo là vediamo una massa di persone che stanno aspettando non so che cosa, forse di visitare un tempio. Il bambù quello? Sì, questo è bambù. Forse è meglio qua. No, ma che figata, guardate. È un ponte di... bellissimo. Cioè sembra strano di trovarli in mezzo alla città, perché siamo in una cittadina, non siamo in mezzo al bosco in Monte Fuji, cioè siamo proprio in città, e trovare sti spiazzi d'erba, cioè di verde, sembra veramente impossibile. Ok, ci vediamo dopo ragazzi, ciao.